andiamo a parlare di formaggio a base di latte di capra. Per l'ultima tappa del tour abbiamo, come vedete, raggiunto una grande stalla, ma sono con Riboli Walter. A lui chiedo in quale comune siamo innanzitutto. Noi siamo a Solarolo Rainerio, in provincia di Cremona. Allora, una grande stalla, parliamo di capre, di una razza particolare, la Sanen, insomma, è una famiglia di allevatori. Sì, siamo nati, siamo cominciati nel 91 con le frisone, poi per questioni familiari abbiamo convertito su un settore, diciamo, caprino, e diversificando le nostre colture in funzione dell'allevamento. Ecco, infatti vedo che come capre hai preso un po' la frisona delle, certo, capre, cioè quella che la, in Europa è la più produttiva, come, certo, latte, la Sanen. La dicono, la chiamano la piccola Jersey, diciamo, delle capre, ecco, la Sanen. E siamo partiti, diciamo, un po' in avventura, ma vedo che comincia a dare soddisfazioni. Il settore è trainante, molto in crescita, sia il settore del formaggio che il settore, diciamo, dell'allevamento delle capre, ecco. Del formaggio ne parleremo poi con la tua signora. Quanti capi hai in stalla? Noi oggi ne abbiamo 600. L'azienda ha una potenzialità sia di, come capacità produttiva alimentare, di portare a 3.000 animali. Le strutture siamo in crescita, ne abbiamo già 600, stiamo finendo la seconda stalla, andremo già a 1.000-1.200 entro un anno e mezzo. 1.000-1.200 capi, ma attualmente con i 600 quanto latte produciamo? Perché non produce come una mucca, chiaramente. Oggi noi abbiamo in stalla 600 capi, di cui 500 in mungitura, produciamo dai 15-18 quintali di latte al giorno. Mungiture due al giorno? Due volte al giorno, è un animale che produce in media dei 3 kg, 3,5 kg al giorno, viene alimentato in erba medica e magengo prodotto in nostra azienda, perché noi siamo aziende certificate biologiche e produciamo i nostri prodotti e diamo da mangiare i nostri prodotti. Mi hai anticipato, perché ho detto mentre stanno mangiando chissà che cosa mangiano. A che età entra poi in produzione? Sette mesi produce già. Circa 30 kg di peso. Cerchiamo di ingravidarle a quel peso lì, e noi a 7 mesi le vengono ingravidate, scusi, e poi vengono in produzione dopo 5 mesi, hanno 5 mesi di gestazione e vengono fatti 2 mesi di asciutta e poi vanno in produzione. La carriera quanto dura? Dai 6-7 anni. Beh, insomma, voglio dire, sì, però è abbastanza buona. Un buon animale che abbiamo preso noi dai 2006, abbiamo ancora parecchi animali acquistati in Francia, selezionati, che sono ancora in stalla, ecco. Abbiamo detto capre sane, abbiamo detto capre che producono latte, chiaramente il caseificio anche quello è un po', tra virgolette, un'avventura. Sì, diciamo, noi l'abbiamo pensato già avanti, diciamo che siamo in crescita con la produzione, ha una capacità produttiva dagli 80 ai 100 quintali di latte al giorno, ne lavoriamo già a 30-40 quintali e ci siamo buttati l'avventura appoggiandosi a qualche tecnico che ci ha dato nozioni. Mia moglie è andata a prendere nozioni per casare, per seguire la produzione, e oggi stiamo raccogliendo soddisfazioni perché siamo riusciti a fare anche dei prodotti che non ci sono in Italia. Ecco, fermati qua, perché per i prodotti parlo con la signora Ada. Vado da Ada, sì, mi lasci, vai, d'accordo? Sì, ti lascio. Ciao, buon lavoro, ciao. Ciao. Dalla stalla al caseificio, anzi allo spaccio con Ada e i formaggi prodotti qui. Allora, da cara a te la parola per dirci che cosa fate con il latte di capra vostro, perché è un valore aggiunto, certo, e poi è quello che troviamo qui. Certo, dimmi tutto. Infatti, praticamente il nostro latte fa pochissima strada. Dalla stalla viene direttamente al caseificio, dove facciamo varissime qualità di formaggio, dal freschissimo stracchino, primo sale, alla formaggio, alla ricotta, alla caciottina fresca, caciottina stagionata e al nostro blu di capra, che abbiamo preso diversi premi perché appunto è considerato molto buono. Poi ci sono le specialità che fate solo voi, se ho capito, sì, bene, sì. Dai. La mozzarella e la scamorza. Attualmente in Italia siamo gli unici che fanno questi due prodotti, e ai quali sembra che abbiano un buon mercato, anche perché la mozzarella la lavoriamo come quella con latte vaccino, più o meno, come... Sì, è più molto o meno difficile far filare il latte di capra, comunque è così, sì, è lo stesso modo si fa. Tutto il latte prodotto viene lavorato da voi e venduto qui? Sì, sì, tutto. Nulla va fuori? No. Voglio dire, andiamo bene, no? Certo. Sei contenta? Insomma, ci sono tante difficoltà, soprattutto in questo periodo, anche perché
diciamo che il latte di capra bio ha un certo costo e quindi il prodotto di capra è leggermente più alto rispetto agli altri, quindi qualche difficoltà diciamo c'è. Certo, per chi veramente vuol mangiare sano questi problemi non se li pone.